essere una tabula rasa per costruire una città nuova. Come diavolo ti è nata l'idea di fare un film su questa manifestazione della venezità nel mondo, di Venezia nel mondo? Beh, direi, scusa, sono un po', direi che è stata parte da un'esigenza personale, ovvero parte da, io sono veneziano, poi non più, diciamo, dopo il liceo, però ci sono cresciuto e ci torno regolarmente. E quindi parte da un'asfissia personale nel vedere come Venezia diventa, perché tutte le città, cioè molte città italiane, molte città non italiane, eccetera, hanno un'importante impronta turistica. Venezia è incredibilmente sopraffatta da ciò. E quindi quasi si smaterializza in quella che un po' conoscevo e che conoscevano i miei avi. E dall'altra parte il mio viaggiare frequentemente, che mi portava a vedere queste evocazioni, perché di riproduzioni qua ce n'è una in questo film e ce ne sarebbero molte altre, ma non era quello il gioco che volevo fare. E le evocazioni, direi, non so, tra le più eclatanti di quelle che ho potuto raccontare, c'è appunto il salone di parrucchiere, nel senso, quando dice Venezia è proprio così, me la immagino proprio così, ecco. Io da una parte avevo bisogno di sapere che Venezia è anche quello, e dall'altra parte mi piaceva incontrare qualcuno che lo pensasse. Ecco, diciamo, questa è stata l'origine. E poi, tecnicamente parlando, godo dell'insonnia, e quindi ho potuto spendere molte ore, molte notti, in un lungo lavoro di Google Maps, perché là le trovavo, non per sentito dire. E quindi cambiando nazione, poi andando dalle città più grandi, poi in quelle più piccole, eccetera, ho poi selezionato, appunto, devo dire, più che decine, forse un paio di centinaia di Venezie, e poi ho fatto una selezione. Questa è, diciamo, l'origine, psicologica e tecnica del film. Faccio un appunto, hai saltato tutte quelle dall'altra parte dell'oceano. Ho saltato tutte quelle dall'altra parte dell'oceano. Ma come credo sappiate quasi tutti, la produzione, A dei costi. la No, ma infatti era produzione per ha una voce introdurre in capitolo. una No, domanda sulla. ne ho lasciate un paio. Non credo sarei andato a Las Vegas. In senso, mi basta la Turchia, no? Diciamo. Però un paio ne ho lasciate che mi sarebbero piaciute. Ovviamente il contrasto poteva diventare ancora più forte in alcuni casi, però si chiama budget. Ma infatti chi è che ti ha seguito in questa idea comunque complicata dal punto di vista, se uno immagina di andare da un produttore e dire senti, io vorrei fare un Sì. Sì. documentario tra Italia, Slovenia, Romania, Turchia, Beh, ovviamente Olanda. l'inizio non era così chiaro, però il concetto lo era già. E curiosamente, stavo lavorando l'ultimo giorno di un documentario assolutamente invece televisivo sulla rivista Linus, eccetera, eccetera, quindi di natura molto diversa, meno, diciamo, autoriale. Ma dignitosissimo. Ma dignitosissimo. Linus. Sì, no, dico il mio documentario. Ok. Anche il tuo Era, no, documentario. non lo so, era più dentro i crismi televisivi. Cioè. E l'ultimo giorno, poco prima di salutarci, non stavo coltivando da molto l'idea, ma da qualche giorno gliel'ho proposto, e lui con coraggio, perché è una produzione che spesse volte, insomma, ha quel tipo di prodotto televisivo, specialmente con coraggio e generosità, direi. E ha detto ok, e poi sono passati gli anni, cioè sono passati gli anni, abbiamo iniziato subito, Quanti anni ci sono voluti per mettere insieme tutto? direi 5 forse, insomma, dall'inizio, da quel giorno là alla chiusura della Color, diciamo 5 anni più o meno. Il tempo mio di cercare le Venezie che avrei preferito, il tempo di selezionare le storie, il tempo di capire quali erano le storie più forti da una parte,
e dall'altra trovare queste persone che avessero una storia forte ma che non conoscessero Venezia, che non era scontato, non è così facile ovviamente, perché di solito se uno dedica il nome di un'attività o di qualcosa a Venezia è perché la conosce, che invece non sarebbe emerso il fattore dell'immaginario se io fossi andato da qualcuno che la citava perché ci visse, come dire, no? Non sarebbe stato il senso del documentario. Ma infatti quale, cioè, che godimento c'è nello scaraventare immediatamente lo spettatore in mezzo ai pastori della Romania? Beh, diciamo che ecco, o i pastori della Romania o quelle scene anche un po' più forti tra maiali e agnelli, no? Agnellini che nascono, perché probabilmente dal mio punto di vista sono tra le cose che meno si possono vedere a Venezia, nel senso Venezia, appunto, a parte qualche sparuto piccione che non è stato eliminato dal grano avvelenato. Per giuste ragioni anche secondo me, però e Gatti, qualche com'è? Stavano facendo sciogliere Venezia con le loro feci. sì, no. E a parte qualche gatto che anche quello è stato quasi completamente eliminato, e ecco, non potrei mai vedere una mucca, non potrei mai vedere un maiale, non potrei mai vedere una cosa che nasca a parte un essere umano, e quindi sì, quello devo dire che mi ha fatto piacere. Perché poi è un film che ragiona tutto sul contrasto, proprio sul contrasto tra l'immaginario collettivo e poi queste realtà. Quanto conta la tua formazione come antropologo nella costruzione di questa logica? Mi è sempre molto difficile capire quanto compartecipi il mio studio, quello che fu il mio studio. Sicuramente diciamo che penso che una certa cosa che ho imparato in antropologia sia entrare in certi luoghi in maniera abbastanza, certi luoghi intendo, non so, un piccolo villaggio, eccetera, in maniera abbastanza disinvolta, ecco, e quindi queste varie comunità che ho incontrato, il modo in cui le ho incontrate penso si possa dire essere all'inizio in nuce da antropologo e poi non più perché non ho usato i tipici strumenti dell'antropologia, diciamo, quella scritta e neanche i modi perché a differenza dell'antropologia il documentario ha dei tempi serratissimi, diciamo, no? Cioè io li vorrei più lunghi, vorrei postare di più, ma comunque sarebbero più corti rispetto a saggio d'antropologia che probabilmente sono 5 anni, insomma c'è, ecco forse Rosi è stato 5 anni nel deserto per Below Sea Level, ma sono casi eccezionali, quindi bisogna affrettarsi ma tentare di. Allora, siccome io sono partito in quinta e sto facendo tutte le domande io, qualcuno nel pubblico ha una domanda per Elia? Sì. E eccezionalmente, cioè, solo in quel momento che Sì, riuscite a esatto. vedere. Questo per due ragioni. Perché da una parte, appunto, io non sapevo se volevo mostrare Venezia. In teoria non volevo mai mostrare la Venezia storica, io non la chiamo neanche più reale, storica. Dall'altra parte, nel momento in cui ho deciso di mostrarla, volevo mostrarla in condizioni, diciamo, molto diverse da quelle sue, no? Che mantenessero questa possibilità di doverle immaginare anche se sei là, quindi la nebbia, la notte e l'assenza umana. E questa è la prima ragione. E la seconda ragione è perché mi è sembrato giusto, mi sembra giusto qualche volta, non come regola, ma un documentario si sviluppa negli anni e se in questi anni succedono delle cose molto significative, che subentrino alla storia del documentario stesso mi sembra possibile, diciamo. E quindi in questo caso c'è stata sia la grande acqua alta, non so se ricordate, del 19, insomma, il lockdown, quello importante. Voce in avanti, questa
voce narrante, la lettera Anna, la voce di sì, la voce narrante è Giuseppe Cederna e i testi sono miei, scritti per il film, ma non in maniera così, insomma, sono ragionamenti che ho scritto anche molto prima del montaggio e che volevano non dover essere troppo d'accompagnamento al film stesso, ma altro tipo di dichiarazioni. E anche la voce narrante non sapevo l'avrei messa all'inizio, ma quando è diventata qualcosa di così, appunto, non per forza descrittivo, ho deciso di utilizzarla. E Cederna ci ha dato la sua voce. Infatti è un po' come se fosse un altro layer di immagini, anche se sono sei solo una voce. Cioè non suona mai come il commento a quello che stai dicendo. No, esatto, quello lo volevo evitare sicuramente. E ho pensato a questa forma di semicarteggio, perché poi assomiglia a un carteggio, non lo è, ovviamente. E così andò. Rispetto alla Venezia sempre deserta. Mi domando se è volutamente deserta affinché uno, magari appunto, perché uno si immagina giustamente l'immaginario delle Venezie altrove, no? Altrui. E magari anche perché, essendo Venezia iperturistica, iperturisticizzata da sempre, forse, adesso non so, chiedo, è la visione di del fatto che in un certo senso Venezia, quella vera, quella dei veneziani, è tra virgolette morta rispetto ad altri, negli altri posti dove invece sono persone che vivono in maniera diversa. Beh, assolutamente, quello. Assolutamente sì, in senso che io non ho, devo dire, fatto lockdown a Venezia, ci sono arrivato il giorno in cui fu possibile aprire, ripartire i treni, no? Diciamo. Però era ancora ovviamente molto vuota e devo dire che per me fu un impatto fortissimo, come lo è stato a Roma. Io vivevo a Roma in quel periodo, cioè il vuoto ha comunque un impatto molto forte. Ovviamente a Venezia era un po' più condizionato, ma sicuramente se si compara al mega outlet, cioè non c'è paragone, molto più abitato, non visitato, perché tutto quello che sta intorno sono palazzi, sono case di gente che ci abita, quindi sì, è più simile, credo, nella realtà, ricordo, 50.000 abitanti più o meno, la Venezia vuota rispetto alla Venezia piena. Molti anni fa un sindaco, credo fosse Cacciari, decise di fare una linea per i veneziani, perché hanno questo problema di entrare nei mezzi in una quotidianità che non riescono a gestire. Ecco, per soli veneziani, io ricordo che quei battelli ci entrai un paio di volte ed ero io, e se non solo io, un altro paio di persone, ecco. E quindi era quasi macabro, devo dire, quel battello. Prima di venire da noi, il film è stato per esempio a Rotterdam, al Festival del Cinema Architettura. Sì. Ecco, qual è il rapporto che tu ritieni tra le architetture vere, finte e l'architettura dell'immagine, cioè a quanti livelli rientra? Io temo che questo commentario sia comunque in qualche modo un po' ibrido, no? Non abbia proprio esattamente un genere. E quando mi si propose, come fu la prima, Rotterdam, quindi un documentario, un festival specializzato in architettura, e mi stupì per qualche secondo e poi apprezzai il fatto, cioè non avevo neanche pensato tra me che potesse essere di interesse a un festival in un qualche modo così specifico. E è ovvio che si parla di città in genere, ed è ovvio che io quando faccio parlare, diciamo, Cederna sulla città sono
pensieri applicabili in assoluto, ecco, a prescindere da Venezia probabilmente. Però sì, capisco la scelta, mi è piaciuta anche la scelta di iniziare con un pensiero di architettura. E poi è stato la settimana scorsa a Montreal e quindi catalogato sotto documentario d'arte, no? Di fatto, perché il FIFA di Montreal intendo. E forse ancora grazie all'architettura, non lo so, io lo prendessi un festival di psichiatria, sarei d'accordo comunque, ecco, no? Cioè, non perché accetti qualsiasi proposta, ma perché la definizione del tema trattato, a parte appunto la macro tema dell'immaginario, non saprei dirla, ecco, E tra queste Venezie che hai esplorato, qual è quella che più ti ha colpito, che ti è rimasta più addosso, diciamo? no? Posso dire quella che meno mi ha colpito, cioè quella che più è l'outlet. L'outlet per me era un po' una sofferenza andarci a girare, perché non amo molto gli outlet, probabilmente, o comunque era di difficile gestione. E le altre mi sono rimaste addosso tutte, come anche quelle mai girate, mai montate. Poi per soggettivissime predilezioni. Il freddo, la neve, forse la Romania in un qualche modo. Ma quella è forse per esperienza anche personale, non avevo mai visto determinate cose in determinate situazioni, insomma, era forse la più irraggiungibile, ecco, in un qualche modo. Ciao, volevo chiederti come si fanno a incontrare queste persone tra tutte quelle che avresti dovuto incontrare. Mi riferisco in particolare al signore del Rialto Ring, aveva tanti vicini di casa, come mai proprio lui? Ecco. E lui aveva teoricamente tanti vicini di casa perché quello è nella periferia sud-est di Berlino ed è una sorta di, proprio nell'estrema periferia, ed è una sorta di luogo completamente vuoto d'inverno, tranne questo signore e forse un altro paio di persone, ma non ho avuto modo di, una volta ne ho incontrato un'altra, ed estate invece diventa un po' non so, un lido di vacanze, insomma, dove ci sono i pedalò e queste cose qua. Lui, devo dire che lo incontrai per caso, perché sempre in queste notti di ricerca su Google Maps, io stavo vivendo a Berlino, vidi l'esistenza di questa Neue Venedig, appunto non essendo molto attratto dalla ricerca di storie per il nome e quindi la storia, mi interessava relativamente. Poi, visto che ero a portata di metropolitana, ci andai e scoprì la sua storia che mi piacque molto, perché questo incontro tramite cartoline di una Venezia desiderata da tanto andava oltre al fatto che il suo quartiere, diciamo, che poi non è un quartiere, si chiami Neo-Venedig, Nuova Venezia. E quindi no, comunque fu un incontro semplicemente presi i mezzi, accompagnato da una buona interprete, e trovai questo signore, anzi trovai il signore che si riteneva il sindaco di queste quattro case e che mi presentò questo signore che raccontava essere l'unico che vivesse effettivamente lì. Abbiamo spazio per un'altra domanda, sì. Complimenti per le immagini, per lo scorrere anche del racconto di queste interfacce, no? Dove trovo poi interessante e molto bello la Venezia dei cuori, dei
cuore di queste persone, chi l'ha sempre immaginata soprattutto, e da lì anche quei giovani sposi non davano l'idea di essere felici su quella gondola. Certo, certo, ma io voglio dire una cosa, io non ho alcuna snobismo in tutto ciò, cioè essendo io una persona che fugge da Venezia o che è fuggita, per me insomma, non, ovviamente può esserci qualche scena dell'ironia, ma non è un'ironia, cioè, forse la più ironica il signore all'inizio, ecco, ma quella è una gag quasi, diciamo, no? Però non c'è giudizio, ecco, per me no? Non sono difensore né detentore dell'identità veneziana. È stato proprio un po' il volto che mi hanno presentato che mi ha fatto sorridere da un'altra, sì. Che rimane accesa la spia e il desiderio poi di raggiungere e di visualizzare questa città. Tutto qua. Grazie. Grazie. Tra l'altro, in quella scena lì degli sposini, il suono ha un ruolo fondamentale, perché c'è questa, c'è il canale che fa più rumore di qualsiasi altra cosa, sì, intorno, sì, certo. Per cui il motore ovviamente si rallenta fino a un certo punto. Quindi, diciamo, l'ironia passa anche attraverso degli elementi che sono assolutamente, sì, più, sì, 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 no, certo, certo. Non puoi far altro che constatare. Sì. Se non ci sono altre domande, io ringrazio ancora Elia per aver portato il film da noi. Grazie. Ti ricordo che Venezia Altrove concorre, come tutti gli altri film visti da vicino, al premio del pubblico. Avete ricevuto una cartolina all'ingresso, usatela con coscienza.